Ciao a tutti ragazzi, oggi in questo video, dopo aver guardato nel precedente come funzionano l'arva, la palla e la sonda nel teorico, ci troviamo sul ghiacciaio dello Stelvio a 3000 metri e sono in compagnia di Raffaele Cargasacchi, una guida alpina e soccorritore del soccorso alpino, che ci illustrerà nella pratica come andare a utilizzare questi tre strumenti. Siamo sul posto, capite bene che la velocità è importante, quindi su valanga quello che conta è l'autosoccorso, quindi non è tanto il chiamo il soccorso alpino, ma intervengo io in prima persona, ok? Questo perché? Perché come ben sapete la curva di sopravvivenza scende in maniera drastica dopo i primi 15 minuti, ok? Una delle cause principali di morte per seppellimento è quella dovuta ad asfissia, ok? Quindi non si riesce a respirare sostanzialmente. Quindi il nostro intervento, il nostro autosoccorso è quello che dà più probabilità di sopravvivenza all'eventuale sepolto. L'utilizzo dell'arva, come abbiamo già visto, devi saperlo usare, adesso vedremo come, guardando la freccia, la distanza, l'utilizzo a croce finale, però dobbiamo contestualizzarlo, nel senso che voi in ambiente statisticamente sarete con altre persone, ok? Come abbiamo accennato prima. Questo vuol dire che altre persone dovete utilizzarle a vostro supporto, ok? Come aiuto e non come impedimento. Quindi parte 1, fase 1. Noi adesso siamo qua con l'arva acceso. Quindi se io adesso devo andare a ricercare un sepolto, che tendenzialmente potrebbe essere la valanga delimitata in quella direzione, ok? Io mi dirigerò velocemente in quella direzione finché non aggancio il segnale. Perché? Perché sappiamo che gli arva hanno una portata di tot metri in base anche all'inclinazione, 30-40 metri, e quindi se io sono più distante di tot metri posso non agganciare il segnale. Quindi inizialmente mi muoverò molto veloce finché non inizio il primo segnale. Quando sono distante vado molto veloce per avvicinarmi più velocemente possibile al target. Dopodiché vedremo come fare l'ultima fase a croce. Prima cosa è mettere innanzitutto la situazione in sicurezza, perché chi interviene non deve a sua volta rischiare. Quindi supponiamo che la situazione comunque sia sicura, non ci siano pericoli di altre valanghe eccetera, però voi adesso mi potete dare delle interferenze. Perché? Perché i vostri arva sono accesi in trasmissione. Ok? Quindi la cosa più importante per collaborare è iniziare a spegnere tutti quanti i vostri arva, per cominciare. Quindi per favore spegnetemi gli arva. Bene, quindi ragioniamo sul fatto che ci sono io, che sono in grado di utilizzare l'arva, la pala e la sonda, e ci sono loro tre che sono, diciamo, più o meno, chi più chi meno, le prime armi, magari con un po' di esperienza, ma non sono dei professionisti, magari qualcuno l'arva ha già fatto qualche prova, quindi io dovrò prendere in carico quella che è le direttive, la gestione del gruppo, cosa importante, ok? Innanzitutto bisogna interpellare eventuali testimoni, se ce ne sono, ok? Perché è importante sapere dove si è staccata la valanga, è importante sapere le persone coinvolte, da che parte del fronte sono entrate e a che altezza. Perché se le persone mi sono entrate a metà fronte, è ovvio che non saranno più in alto, ma saranno più in basso di lì, ok? Ovviamente anche da dove si interviene. Noi adesso interveniamo teoricamente dal basso, come nella maggior parte dei casi di simulazioni che si fanno, ma non è detto che tu possa anche intervenire dall'alto della valanga o da situazioni laterali, ok? Quindi testimoni bisogna vedere se ci sono. In questo caso supponiamo che non ci siano testimoni, ok? Quindi abbiamo visto noi da lontano che si è staccata una valanga, abbiamo visto che c'era uno sciatore, però altro non sappiamo, dove è entrato e quant'altro. Situazione reale, cosa si fa? Innanzitutto, se io ho tre persone, ok, inizio a prendere una persona, magari quella più atletica prestante, e la mando più veloce possibile, ok, nella direzione della valanga. Sicuramente se ha l'arva gli metterò l'arva in trasmissione, scusate, in ricezione. Perché in ricezione? Perché andando veloce in una direzione si aggancia un segnale e mi avvisa, e io poi valuto come gestirlo successivamente, ok? Ma lui dovrà fare una cosa più importante, attenzione. L'errore che fanno quasi tutti nelle simulazioni, l'abbiamo visto anche al corso di scialpinismo,
è quello di partire e avere la testa bassa su quello che è il nostro apparecchio ARBA, ok? Che è questo qua, no? Così. È molto importante, soprattutto da lontano, fare un'analisi vista e udito, perché noi magari andiamo a cercare di agganciare il segnale, mentre invece magari c'è una mano che esce, uno sci che esce, un reperto. Quindi è importante andare velocemente in maniera diretta sui reperti, qualora ce ne fossero, ok? Quindi l'obiettivo che hai te è proprio andare vista e udito e vedere se ci sono queste situazioni, ci sei, e segnalarle a chi gestisce l'intervento. E nel frattempo vedere se ci sono anche segnali, ok, dal punto di vista dello strumento. Dopodiché dobbiamo considerare anche l'ampiezza della valanga, perché come abbiamo detto l'ARBA ha una portata di tot metri, ok, e quindi se la valanga è larga 60 metri, saliremo in maniera verticale, se siamo in tre a fare la ricerca con lo strumento, a distanza di circa 20 metri uno dall'altro, in modo tale che creeremo tre corridoi verticali e copriremo tutto quello che è il campo interessato dalla valanga, risparmiando tempo salendo in maniera verticale. Come c'è anche segnato sugli strumenti più moderni, vedete, questo è il caso in cui siamo tre persone e saliamo verticalmente, ci sono le frecce, ok? Qui addirittura mi dà la distanza di 70 metri uno dall'altro, perché? Perché è considerato che il mio apparecchio va ad agganciarsi un segnale fino a 35 metri senza nessun problema, ok? Io adesso ho ipotizzato di stare più vicini perché ho ipotizzato, vista la situazione, un campo valanghivo un po' più ristretto, ok? È importante mai superare questa distanza di più di, qua c'è scritto 70, ma io consiglio di tenerla un attimino anche più stretta, quindi 50-60 metri va benissimo. Qualora foste da soli, qui vi indica il disegno, salire in diagonale, ok? Quindi destra e sinistra e arrivare fino a 10 metri dal limite valanghivo, ok? In modo tale che salite, in questo modo ricoprite tutta la valanga zig e zag, ok? Sì, è normale che dobbiamo, come diciamo prima, utilizzare vista e udito, quindi guardare anche la morfologia del terreno, quindi banalmente i sepolti non vanno in salita ma vanno in discesa, quindi anche capire, no, la valanga scendendo in che direzione può portare la neve, ci sono dei canaletti, dei salti e quant'altro, delle zone dove la neve si può fermare per un masso, un albero, eccetera, ed è lì che probabilmente, più probabilmente, ci può essere l'eventuale sepolto, ok? Quindi questo è molto importante, come dicevamo prima, non è basarsi solo sullo strumento, ma collegare la testa allo strumento indispensabile. Lo strumento da solo non trova niente. Ok, quindi io adesso non mi ha ancora agganciato il segnale, non mi sta dando nessun segnale e andrò nella direzione della valanga in maniera più veloce possibile. Vedete, soltanto 2 metri mi ha agganciato il primo segnale, lì non me lo prendeva, ok? Qui mi ha preso il primo segnale. Adesso non me lo indica più perché è molto debole, però è già un segno che mi inizia a suonare qui, ok? Vedete che i numeri diminuiscono, eh? Guardiamo sia la distanza che la freccia, La freccia si sposta a destra. Io gradualmente mi sposterò a destra con movimenti molto lenti della direzione, ok?
Ok, qui mi dà 2 metri. Vedete che la figura è cambiata, mi indica di fare la croce. Io non so realmente dov'è il sepolto. Stavo arrivando dall'acqua, il segnale è diminuito. Ok, diminuisce ancora. Mi metto a livello della neve in ginocchio e avvicino lo strumento alla neve. Adesso farò solo movimenti a 90 gradi, avanti, indietro, destra, sinistra. Vado avanti, aumenta. Attenzione, potrebbe essere un falso. Quindi proseguo ancora, aumenta. Quindi torno indietro, dove il numero era più basso. E adesso dovrò andare o a destra o a sinistra. È indifferente. Provo ad andare a destra. Sono fortunato, diminuisce. Se andavo a sinistra, ho messo il pugno nel punto più basso, non è un caso che c'è lì la mano, avete visto? Mi indicava il numero più basso. Io vado a sinistra e il numero aumenta, quindi sono stato fortunato la prima volta ad andare a destra, ok? Diminuisce, 1 e 1. Vedete che i movimenti sono cadenzati, non è veloce, se no lui va in palla, ok? Quindi 1 e 3. 1 e 1, 1, 0 8, 0 6, 0 5, 0 4, 0 3, 0 3, 0 5, 0 7, aumenta, punto più basso era questo, ok? In una situazione reale 0 3 vuol dire che è sotto 30 centimetri. 30 centimetri non uso neanche la sonda, 30 centimetri scavo, lo tiro fuori, ok? Se vogliamo essere ancora più precisi, 0,1. Purtroppo oggi la natura non è stata generosa di neve, quindi è in superficie e l'abbiamo trovato. Ci fosse stata più neve, ci avrebbe dato un minimo di 1 metro, non cambiava niente, era il punto più basso. Noi avremmo dovuto iniziare con il sondaggio e con lo scavo. Adesso Raffaele ci ha fatto vedere come cercare una persona, in questo caso un'arva, nel caso in cui qualcuno dovesse finire sotto valanga. Come dicevamo, purtroppo oggi la giornata non ci ha dato tanta neve, siamo a inizio stagione, però adesso ci dai qualche consiglio per favore per utilizzare bene sia la sonda che soprattutto la pala, perché come ci dicevi prima, andare a scavare neve, soprattutto neve dura, muscolarmente molto impegnativo. Certo. Allora, benissimo, partiamo dalla sonda, che nonostante la sua semplicità di utilizzo e di montaggio, non è una cosa assolutamente scontata e banale. Quindi io consiglio a tutti, tutte le persone che vanno ad acquistare il classico kit arva, quindi arva, pala e sonda, senza fare danni a casa, spaccando soprammobili, eccetera, di provare ad utilizzare la propria sonda. Perché poi quando ti trovi in situazioni critiche diventa tutto più complicato, quindi il classico aprire la sonda, allungarla e chiuderla può non essere così scontato. E adesso Certo. Vediamo come. Okay. Innanzitutto io ho uno zaino specifico da scialpinismo dove ho il mio scomparto apposta per quanto riguarda la pala e la sonda, ok? Ecco, questo zaino specifico per lo scialpinismo, teniamo conto che stiamo parlando sempre di trekking magari con le ciaspole, quindi con uno zaino più simile al mio, ma utilizzare arva, pala e sonda nella tasca apposita o in uno zaino non credo che ci sia tanta differenza, no. È più una questione di organizzazione. Di comodità. Ecco. Difatti avrò il mio spazio dove avrò la mia pala e la mia sonda. Partiamo dalla sonda. Vado ad estrarre la mia sonda, che in questo caso è inserita nel suo contenitore porta sonda, lo sfilo, questo non perdiamolo per non inquinare, giustamente, certo. Perché poi la sonda è come un po' sono come i paletti delle tende, se siete mai andati in campeggio il funzionamento è lo stesso, vedete sono tanti pezzettini collegati tra di loro da quello che è un piccolo filo, ok? Questo giustamente per non andare in giro con una roba di 4 metri. Certo. Ok. Per montarla un sistema molto efficace e veloce è quello di lanciarla a frusta, si chiama. Quindi io impugnerò la parte sommitale della sonda tenendo già in mano questa levetta che mi servirà per tirare il filo
la lancerò e simultaneamente tirerò questo in questo modo. Vedete? E in un attimo ho preparato la mia sonda. Sì, è un po' come i pali delle tende, che vabbè, qua va tirato anche il filo, solito il palo delle tende, tu lo lanci e si monta da solo. Lo lancio, tiro il filo in modo tale che la mia sonda è diventata bella rigida. Ok. Sembra una cosa scontata, ma per chi non l'ha mai provato posso garantire che non è proprio così banale e scontato. Certo. Quindi provate a farlo. Nel momento in cui noi andremo ad effettuare il sondaggio nel punto più basso che ci ha dato il nostro strumento, essenzialmente ci metteremo e sonderemo coi guanti per non scaldare la sonda, perché la sonda calda fa sciogliere la neve, mi crea una patina di ghiaccio sulla sonda, mi crea di conseguenza difficoltà nelle sondate successive, quindi sempre l'utilizzo di guanti. Dopodiché andrò a sondare perpendicolare al terreno. Quindi qui noi adesso siamo sul terreno poco più che pianeggiante e quindi inserirò la sonda in questo modo. Se fossi su un terreno più ripido, ovviamente andrò a sondare in questo modo, sì, quindi sempre perpendicolare a quello che è il terreno. Sì, diciamo l'ingresso deve essere fatto a 90 gradi rispetto al terreno. Okay. Esatto, benissimo. Purtroppo qui la situazione è quella che è. Andiamo magari qua un attimino, entra un pochino di più. Ok, dritta davanti a me inserirò la sonda. Ok, in base a come mi tocca lo strato più basso, capisco, nel senso adesso è molto rigido, ok, ho un colpo molto secco, quindi capisco che ho preso la roccia sottostante. Voi per capire se avete preso o meno la persona potete fare una prova. Che prova? Sondando una persona. Io adesso posso ad esempio sondare lui, vieni qui un attimino, senza spingere con troppa forza ovviamente. Aspetto. Io semplicemente spingendo sento, ho una sensazione diversa. Cosa sento? Sento che la sonda mi rimbalza, ok? Acquisire anche questa sensibilità anche a livello di gioco, provare, certo, no? Sondare qualcuno, capisci proprio la differenza. Spesso capita che non troviamo la persona alla prima sondata, dovremmo farne altre. Ovviamente non faremo sondate casuali, ok? Dobbiamo immaginarci come un reticolato, un quadrato. La nostra prima sondata è stata al centro del quadrato. Ok, noi qua dobbiamo immaginarci un quadrato della distanza di circa 40 centimetri, ok? Quindi avremo gli angoli a questa distanza. Quindi estrarrò la sonda dal centro e farò gli angoli del quadrato. Ci siamo? Angolo di sinistra, angolo di destra e gli altri due angoli. Ci siamo? Nel momento in cui anche qui non ho trovato il sepolto, farò delle sondate intermedie, ok? Quindi collegherò, chiuderò questo triangolo, farò una sondata intermedia. Ci siamo? Quindi una sondata qui, una sondata sopra, una a destra e una sotto. In questo modo ho bonificato questa zona. Il nostro quadrato da 40 centimetri. Il nostro, certo, quadrato, esatto, che ci ha dato l'arva. Quindi quando l'arva ti dà il segnale più basso lì, generalmente in questo modo troviamo il sepolto. Non l'abbiamo ancora trovato, aumentiamo ancora l'apertura, okay, del perimetro di 40 centimetri e proseguiamo in questo modo sostanzialmente. Ok. Quanto può andare sotto una persona nel caso di una valanga molto cattiva? Ma dipende dalla quantità di neve e dalla conformazione del terreno. Ok, quindi una sonda da 2 metri di solito comunque basta. Come allora, le statistiche comunque danno che la maggior parte dei sepolti sono entro il metro di profondità. Ah, ok. Fortunatamente, ok, anche perché quando andiamo su profondità maggiori incomincia a diventare molto più complesso trovarla ed estrarla, okay? Ok, quindi le sonde che comunque vendono in commercio per l'utilizzo amatoriale normale di 2,5 metri vanno bene, ok, ed è dimostrato che l'utilizzo della sonda diminuisce quelli che sono i tempi di recupero della persona. Ovviamente prima partiamo dall'arva, perché senza l'arva diventa pressoché impossibile trovare una persona sepolta, ok?
La sonda ci fa diminuire ulteriormente il tempo perché ci dà la precisione sul sepolto e ovviamente la pala, perché se io trovo il sepolto che è sotto un metro, non ho la pala, i tempi di estrazione diventano veramente molto lunghi. Ok, adesso abbiamo visto come utilizzare la sonda. Naturalmente, una volta che abbiamo capito che siamo verticalmente sopra la persona seppellita, dobbiamo anche tirarla fuori. Quindi qua entra in gioco la pala. La pala, vai Raffaele, esatto. Tutto tuo. Quindi andiamo ad estrarre anche la nostra amica pala, ok? Sarà comunque strutturata in questo modo, quindi manico e pala vera e propria, ok? Per farla stare nello zaino. Quindi inserirò il manico in questo modo nella pala, ci siamo? Vedete che ha il gancino che l'ha già fatta bloccare. Questa nella fattispecie è una pala che mi permette anche di allungare il manico. E così la pala è operativa, ok? Scaveremo come? Se il sepolto è qui a un metro di profondità, scaverò il doppio della profondità a valle. Quindi mi metterò a scavare 1-2 metri. Questo perché? Perché la scavata avviene, crea un tunnel obliquo, ok? Quindi dovrò prima spaccare la neve presente, ok? Tagliando proprio dei piccoli quadratini, anche se è dura, vedete, prima la taglio, poi dal sotto la sposto in questo modo, ok? Ovviamente inizialmente farò un raggio abbastanza ampio, perché mi deve permettere pian piano di chiudermi sull'obiettivo, ok? Sì. In base poi anche alla profondità. Certo, certo. Quindi una mano vicina alla pala e una dietro sul manico, lavorare in questo modo facendo leva. Se abbiamo più scavatori, uno davanti e gli altri due dietro che spostano la neve che io tiro indietro. E poi si va a rotazione, perché comunque scavare è molto faticoso, quindi ogni tot minuti, ogni tre minuti, quello che è, ci si dà il turno di chi sta davanti. Ok, più o meno quanto ci vuole se una persona è sotto un metro con una condizione di neve, diciamo, né troppo fresca né troppo dura, tira fuori una persona? Ma allora, se si è ben organizzati, con i giusti strumenti, con una bella pala, in tre persone, comunque in 5 minuti puoi diseppellire una persona. Ok, quindi magari da solo inizia ad essere 7 minuti. Inizia anche ad essere un attimino di più. Okay. Le variabili sono abbastanza ampie, dipende anche dagli strumenti che hai, dal tipo di neve, dalla tua prestanza fisica personale, ecco, certo. Comunque se abbiamo gli strumenti, comunque tempi, una persona contenerli. Riusciamo a tirarla fuori. Esatto. Ok, ottimo, ottimo. È importante sottolineare una cosa, ricordiamoci che la persona seppellita, per la persona seppellita il suo più grosso problema è la respirazione. Quindi io come prima cosa dovrò andare a individuare la testa e liberargli il prima possibile le vie aeree, prima ancora di estrarla. Anzi, l'estrazione è un'operazione molto delicata, ok? Perché comunque vai a muovere una persona che è stata ferma tanto tempo e quindi va fatta molto delicatamente e anche lì, insomma, è una situazione abbastanza complessa. Però nel momento in cui noi andiamo a liberare le vie aeree di una persona, abbiamo già raggiunto un ottimo obiettivo. Poi basta liberare il resto del corpo. Esatto. Allora, ragazzi, Arva Pale Sonda è un argomento molto particolare che veramente può salvare la vita a una persona se sappiamo utilizzarli bene. Questo è un video, sì, vi abbiamo parlato di come si utilizzano, però vedere il nostro video e provarli di persona è completamente diverso. Io vi invito, tanto che troverete qua sotto in descrizione tutti gli indirizzi di Raffaele per poterlo contattare e poter fare delle corsi volentieri insieme a lui. Perché io vi invito davvero a provare questa esperienza, perché saperla fare nel momento in cui ce n'è bisogno può fare la differenza tra salvare una persona o purtroppo ritrovarne solo il corpo. Io intanto ringrazio Raffaele, grazie mille per la possibilità che ci hai dato e ragazzi, nella speranza di essere stati esaurienti ed esaustivi anche per questo video, noi dagli Ghiacciai dello Stelvio vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!